tutti ragazzoni e benvenuti sul mio canale. Oggi la scuola, come am dire statini, oggi vi andrò a raccontare la storia di San Giovanni Rotondo. Depois ragazzi, è stato padre mio e che io ci sono stato, ragazzi, e infatti sono usciti 4 video. Cioè, il quarto è uscito ieri, due ragazzoni. Infatti, il quinto uscirà il 26, ragazzi. Quindi, ragazzi. Anzi, e ora vi vado a raccontare la storia di San Giovanni Rotondo, una della città della provincia di Foggia. Ecco qua ragazzi, sto sul mio PC, ragazzi, ora. E ora iniziamo. Allora, la città di San Giovanni Rotondo fu fondata nel 1095 sulle rovine di un pre su, su di un preesistente villaggio del VI secolo avanti Cristo, di cui dove restarono segni visibili come alcune tombe e un battistero circolare che anticamente era destinato al culto di grano. Dio vi fronte e in seguito fu consacrato a San Giovanni Battista, dove durante il basso medioevo ha sempre ricoperto incarichi importanti nell'organizzazione economica del meridione, sotto il regno delle due Sicilie, ad esempio, ha ricoperto l'incarico di stabilire i prezzi delle mercanzie, della mercanzia commercializzata nel regno. Della storia di San Giovanni Rotondo è interessante ricordare una vicenda che ha caratterizzato il risorgimento di questo paese, in cui 24 patriotti sono stati assassinati per mano dei loro stessi concittadini, Tai Zanti dai Borboni. Nell'ottobre 800 1860, il 14 1920, San Giovanni Rotondo fu teatro di un grave fatto di sangue. Era il giorno dell'insediamento in municipio dei socialisti che avevano vinto contro una coalizione popolare fascista denominata Arditi di Cristo 1069 volte contro 850, e per paura di sommosse furono fatti confluire in paese 40 carabinieri e 82 soldati. La forte tensione nacque a causa della volata di esporre la bandiera rossa dal balcone del municipio, cui si contrapposero fascisti e popolari. Si svilupparono degli scontri e le forze armate fecero fuoco dopo l'uccisione
del carabiniere Vito Imbrianti. Imbriani, ed il bilancio finale fu di 14 morti. Proprio in questa città, dal 4 settembre 1916 al 23 settembre 1968, visse e morì Padre Pio da Pietrelcina. Dei monumenti, il centro storico è una zona quasi esclusivamente residenziale. Le attività a carattere commerciale, turistico si ha accentrato quasi esclusivamente intorno alla zona del convento. Passeggiando per le sue vie si incontra la chiesa di San Giuseppe Artigiano, la chiesa di San Nicola, caratterizzata da un preciso portale in rame, raffiguratamente alcuni momenti della vita di San Nicola, la chiesa di Santa Caterina, la più antica del paese, la chiesa matrice di San Leonardo, la chiesa principale di San Giorgio Rotondo, che sul portale dell'ingresso presenta una preziosa statua di San Michele Arcangelo. La chiesa di San Torso Sola, la chiesa della Madonna di Loreto, che riproduce le dimensioni reali del sacro luogo natio del Signore e Betlemme. La chiesa di Sant'Onofrio ed infine l'antica chiesa di San Giovanni Battista del III e II secolo avanti Cristo, alle chiese per il loro innegabile interesse storico, vanno aggiunti i reperti archeologici dell'antico borgo Sant'Egidio e di la Curvara. San Giordano nel Medioevo era circondata da mura posenti con 15 torri e 4 porte, edificante tra il sesto e ottavo secolo. Da oggi restarono ben poche tracce della fortificazione e delle torri. Ragazzi, questa è la storia di San Giorgio Tondo, ovviamente in breve. E quindi ragazzi, ci vediamo domani con un video karaoke, che però canterò io. Non sta nessuno. Canterò soltanto io. Quindi ragazzi, ci vediamo domani con questo video karaoke, che devo ancora registrare, quindi. Ciao a tutti.